La 14ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Continuiamo con la categoria Innovazione and Leadership. Andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno, Innovazione e Leadership, servizi di carpenteria pesante. Questo premio va a Omifer. Per essere da anni un punto di riferimento nel suo settore, ecco perché c'è un bel team che sta salendo sul palco, per essere in grado di garantire progetti di qualità eccellente, dedizione e passione, per l'impegno nell'attuazione di pratiche sostenibili volte alla salvaguardia dell'integrità ambientale. Buonasera. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, servizi di carpenteria pesante. Complimenti, grazie, buona serata a voi. Siamo in compagnia del dottor Taomri, CEO della Omifer SRL, azienda leader nella fornitura di servizi personalizzati di carpetteria pesante in metallo. Dottor Omri, una domanda sulla vostra mission aziendale. Come siete riusciti a costruire la vostra posizione sul mercato e a consolidarla? Buonasera intanto, buonasera a tutti, quindi con tanti sacrifici nulla viene a caso, nulla viene a caso, bisogna praticamente, abbiamo cominciato come da piccoli artigiani come al solito, poi siamo cresciuti un po' alla volta finché siamo diventati un'industria, una piccola media impresa e adesso siamo una mid cap, una industria pesante, grossa, sempre grazie al team della Omifer, alla squadra che abbiamo creato e a tutti i membri della Omifer, insomma, che da operai, che l'amministrazione e anche il terreno che è stato spianato, anche gli aiuti, le agevolazioni, diciamo, dello Stato pure. Questa sera la Omifer ha ricevuto un importante riconoscimento per l'attività svolta e l'approccio innovativo nei servizi di carpenteria pesante. Un commento sul premio ricevuto e sui traguardi raggiunti. Siamo orgogliosi di avere questo premio qua, vuol dire che praticamente noi abbiamo dimostrato nel nostro cammino che noi meritiamo questo premio e ci stiamo ancora impegnando anche nel futuro per preparare e per creare innovazione per eccellenza. Insomma, il futuro sembrerebbe buono, quello che vediamo adesso, perché noi secondo il nostro fatturato stiamo andando sempre dal 20, del 25, 20-25% ogni anno stiamo salendo su questo livello qua. Quindi il lavoro c'è, la creazione c'è, l'innovazione c'è, quest'anno abbiamo fatto una grande unità che raddoppia il solito stabilimento che abbiamo, 2 volte lo stabilimento che abbiamo, quindi abbiamo fatto dei brevetti pure, quindi siamo sulla strada, insomma. Adesso una domanda per l'ingegnere e direttore Cesare Tressoldi. La Omifer ha dichiarato di volersi impegnare per ridurre il suo impatto ambientale. Quali pratiche avete messo in campo e cosa farete nei prossimi anni? Già la buona pratica
che partiva dalle piccole cose, cioè la raccolta indifferenziata, la divisione dei vari materiali, che poi in un mondo come la carpenteria è molto variegata. Cioè abbiamo scarti metallici, scarti speciali, quindi l'abitudine c'è sempre stata. E un attimino anche, diciamo, una interdisciplina all'interno delle nostre maestranze. A maggior ragione con l'investimento che è stato fatto a Spitaletto, che ci ha dato anche l'opportunità di poter ampliare questa visione di green, che adesso va molto di moda, chiaramente pannelli fotovoltaici, recupero di acque reflue, recupero addirittura della, diciamo, del calore che produciamo con una macchina, lo recuperiamo per essere utilizzato in un altro settore sempre dei nostri capannoni, perché Spitaletto è diviso in 4 plant ben divisi, ben separati, con delle lavorazioni differenti, e quindi possiamo avere anche questa opportunità nuova per, diciamo, sfogare tra virgolette questa vocazione che prima era molto ridotta, adesso invece possiamo portare al massimo della sua espressione.